L'hospice di Sant'Arsenio è riaperto ed è il verbo da usare perché per circa 24 ore il servizio, luogo di accoglienza e ricovero per malati verso il termine della vita, in particolare, ma non esclusivamente malati di cancro, è stato chiuso. Il personale medico e infermieristico è stato collocato in ferie d'ufficio con un documento interno, firmato dalla responsabile del servizio stesso, su, si legge, disposizione del direttore Pasquale Vastola. Un'azione ritenuta da sindacati e amministratori irregolare e per questo, dopo che è emersa la notizia, si è alzato un polverone politico e non solo, con interessamento degli alti vertici della sanità regionale. Il consigliere Matera ha parlato di sospensione errata, il collega Pellegrino ha parlato di progetti futuri per l'hospice. La FIALS, il sindacato che tutela alcuni operatori, ha parlato di ferie d'ufficio illegittime. Nella tarda serata di ieri, dopo tutte queste reazioni, sono state date nuove disposizioni al personale medico e infermieristico e il reparto è stato riaperto questa mattina. Si tratta dell'ennesimo episodio, cattivo esempio, della gestione sanitaria, che sia territoriale o ospedaliera, quasi personalistica, dove si prendono decisioni senza pensare al territorio e magari senza osservare l'iter previsto e dove, come spesso capita, ci sono dissiti e liti tra chi lavora all'interno dei reparti. Non solo l'hospice, anche in reparti dell'ospedale di Bolla o in altri ospedali del territorio accade ciò. All'hospice di Sant'Arsenio, bisogna anche aggiungere, nei mesi scorsi sono arrivati, proprio in seno a questa vicenda, ovvero di dissidi interni, due volte i carabinieri della stazione di Bolla per portare la calma nel personale dirigenziale. Due esempi di come si vive questo servizio che dovrebbe essere essenziale per i pazienti, anche se non d'urgenza, come si legge sul documento di chiusura. Non d'urgenza, ma essenziale per curare i pazienti, perché in questa vicenda e in altre vicende sanitarie spesso si dimentica l'obiettivo principale, ovvero la tutela del paziente.